Cosa succede quando Internet, la piattaforma simbolo della libertà di parola, sbarca in un paese guidato da un partito notoriamente autoritario? Sto parlando della Cina, una superpotenza globale che considera la democrazia e lo scambio di idee una pericolosa minaccia per la sacra armonia della nazione. Sono i magici anni 90 e mentre noi italiani siamo occupati a metterci il gel nei capelli, inalare amianto e giocare con quel mattone del primo Game Boy, il Partito Comunista Cinese si sta domandando come tenere sotto controllo la rete internet che sta iniziando a diffondersi nel paese. Per la prima volta i cinesi possono guardare oltre i propri confini e scoprire un mondo globalizzato. Questo dopo aver sacrificato i propri timpani sull'altare del 56K. La musica della nostalgia. Internet è un luogo in cui chiunque può scrivere qualsiasi cosa in modo del tutto anonimo. In altre parole, è l'incubo di qualsiasi macchina censoria. E la censura è uno degli hobby preferiti del governo cinese, che si fa in quattro per mantenere i suoi cittadini al sicuro dalle pericolosissime contaminazioni occidentali. Problema: controllare una rete globale è praticamente impossibile, quindi che si fa? La Cina ha rimediato creando il progetto Scudo Doreato, il cui nome non provo neanche a pronunciare in mandarino. Si tratta di un progetto molto complesso che fa parte della serie di 12 progetti dorati creati per traghettare la nazione nel nuovo millennio. Abbiamo quindi l'acqua dorata, la finanza dorata, l'agricoltura dorata. Apprezzo molto la coerenza, ma un pochino di fantasia in più con i nomi non sarebbe guastata. La parte più importante dello scudo dorato è costituita dal Grande Firewall, un nomignolo che fa il verso alla più famosa Grande Muraglia cinese. Proprio come la sorella di mattoni, il Grande Firewall separa la Cina dagli invasori, che in questo caso sono tutti coloro che non abitano in Cina. Vi siete mai chiesti perché su Facebook ci siano molti più italiani che cinesi, nonostante loro siano 25 volte più numerosi di noi? La risposta sta proprio nel Grande Firewall, che impedisce ai nostri amici di Pechino di accedere ai social network occidentali e ai nostri gustosissimi meme su Winnie the Pooh che assomiglia a Xi Jinping. Sapevate che Winnie the Pooh è stato bandito in Cina perché è offensivo nei confronti del grande leader? Quindi, se siete in Cina, scordatevi Instagram, Twitter, Reddit, YouTube, tutti quei postacci in cui potreste incontrare un brutto ceffo con i baffi e la remoscia. Se siete curiosi di scoprire com'è internet visto da dentro il Grande Firewall, vi lascio in descrizione un bello strumento che vi mostra tutti i siti banditi. Scrivete il nome del sito, inserite il dominio e lui vi mostra se e quando quel sito è stato bloccato. Posso riavere la mia felpa che fa freddo? No? Ma come può un governo controllare internet e bloccare tutti gli argomenti non graditi? Evitiamo di entrare troppo nel tecnico e parlare di DNS, ISP, spoofing, proxy e le altre cose che interessano solo a nerdacci tipo me. Il funzionamento del Grande Firewall è incredibilmente complesso, ma possiamo riassumerlo in due passaggi. In primis, ogni sito ha un IP, un indirizzo che ti permette di accedere ai suoi contenuti. Se tu hai il controllo delle tabelle che ti dicono Facebook si trova a questo indirizzo, Google a quest'altro, puoi facilmente modificare quelle tabelle e manomettere gli indirizzi dei siti che ti stanno antipatici, rendendoli non raggiungibili. L'utente cerca di andare su Wikipedia e invece gli si apre una pagina bianca o una pagina con un cardino avvolto in una coperta. Link in descrizione. Secondo, controllando gli intermediari tra utente e server, puoi leggere i dati in ingresso e in uscita alla ricerca di parole chiave bandite. Appena qualcuno digita pizza con l'ananas o me contro te, tac, gli chiudi la connessione e gli mandi le squadracce a bruciargli casa. Sto scherzando, un saluto a lui e Sofì che ci seguono ogni settimana. In ogni caso, alcuni siti non vale neanche la pena di bloccarli, basta rallentarli a tal punto da renderli praticamente inutilizzabili. E guarda caso, per ogni servizio internazionale che viene silureato, salta subito fuori l'alternativa cinese sviluppata o comunque promossa dal partito. Che generosità! Si vede che ci tengono i loro cittadini. Ovviamente questo viene fatto perché controllare un'app o un servizio cinese è molto più facile che farlo con un competitor straniero, che probabilmente non sarebbe neanche molto felice di collaborare. Pensate ad esempio a WeChat, l'app di messaggistica onnipresente in Cina che sostituisce WhatsApp, Telegram, Instagram, Snapchat, PayPal, io, qualunque cosa. Tutto ciò che passa tramite WeChat viene monitorato, controllato e tenuto da parte in caso il governo volesse dare un'occhiata ai messaggini che gli utenti si sono scambiati. E lo fa!
Spesso, ma non vi preoccupate, gli sviluppatori hanno dichiarato che ci tengono alla privacy degli utenti ed io gli credo fino in fondo. Quindi il piano è molto chiaro. 1. Chiudi i cittadini in una parte limitata della rete, sabotando tutti i servizi stranieri e spingendo le persone ad utilizzare solo e soltanto quelli sotto il tuo controllo. 2. Monitori costantemente tutto ciò che succede in rete per sgamare i furbetti. E infine, 3. Paghi migliaia e migliaia di persone che hanno il compito di navigare sulla rete e cancellare tutto ciò che al governo non piace. Se volete vedere quest'ultimo punto con i vostri occhi, provate a cercare Tiananmen su Baidu, il motore di ricerca cinese per eccellenza. Troverete parate, patriottismo, turisti, tutto bellissimo. Ora facciamo la stessa ricerca su Google Immagini e... ops! Proteste, esercito, morti ammazzati... che strano! Se volete fare anche voi questo gioco, il link è in descrizione. Insomma, perché tutto ciò dovrebbe interessarci? I cinesi sono lontani e parlano con tutti i loro disegnini strani, quindi frega cazzi di come usano internet, no? Non proprio. Il dibattito sulla libertà di internet diventerà decisamente pressante nel corso di questo decennio, visto che sempre più paesi stanno guardando con interesse al modello cinese. Oggi si dice che esistano due internet separati, uno globale ed uno cinese. In futuro diventeranno più di due? Grazie per aver guardato, valutate di iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e di guardare gli altri video presenti sul canale. Se volete contenuti aggiuntivi li trovate sulle nostre pagine Facebook e Instagram, il link è in descrizione. Grazie, alla prossima!